What's your name? My name is Lisa. Where are you from? From Belarus. How old are you? I'm 15. How long have you been doing fencing? Oh, probably 4 or 5 years. Okay. And your first impression about Foggia? Oh, it's so great. I think I like this. Okay, good luck. What are your names? My name is Valent. Stefan. Todor. Dimitar. Where are you from? Bulgaria. We are from Sofia. Sofia, Bulgaria. Bulgaria. How old are you? 16. I'm 16. 15. 16. And this is your first time in Italy? Second. Third, I think. First in a competition, second just in Italy, because I was in a vacation. But for a competition, first time, yeah. First for me. How long have you been doing fencing? For like 10 years, maybe? I don't know, maybe 10. I do fence since 8 years, I think. 8 years? 8, 9, something like that. 7, 6. Good luck. What are your names? Huh? What are your names? Lucia. Eva. How old are you? 15. 15. Where are you from? Slovenia. Slovenia. Where is your first impressions of Foggia? It could be better. It's cold. Okay. Come vi chiamate? Marco Abate. Giorgio Marciano. Pietro Torre. E di dove siete? Io sono di Napoli. Napoli. Io di Livorno. Da quanto tempo fate schermo? Circa 7-8 anni. 8 anni. Più o meno come loro, sì. E fino ad adesso, come sta andando un po' la situazione? No, quest'anno è andata bene, ma ci stiamo preparando al meglio per la gara di domani. È il mio secondo anno consecutivo che faccio gli europei e sono pronto a dare il mio massimo. E io, primo anno che faccio l'Europea, la stagione per ora è andata bene. Ora vediamo questa gara. E un po' le emozioni di questa giornata, quali sono state? Oddio, ho la febbre, quindi non so il meglio, però non è stata una bella notizia, però cerco di concentrarmi al massimo, di non dargli peso. Il palazzetto è bellissimo, la struttura è ben organizzata, poi fare l'Europea in Italia è sempre un'emozione, rappresentare la propria patria nella propria patria. E oggi emozioni non tante, comunque siamo solo scaldati, la gara è domani, quindi vediamo domani, vediamo un po' come va. E Foggia come città, come vi è sembrata, sinceri? Vabbè, fare una gara in Italia, dunque sì, a Milano, Foggia, Roma, comunque è meglio di farla all'estero sicuramente. Mi è piaciuta sinceramente molto l'organizzazione, perché alla fine sono stati molto bravi ad organizzarsi, secondo me. E cosa? Fare un europeo in casa è sempre bello, comunque stare in Italia si sta sempre bene. E Foggia è normale, una città normale, bella come le altre. Ok, buona fortuna per domani allora.